Ben ritrovati di nuovo su Review. Oggi vado a recensire insieme a voi questa macchinetta del caffè Nespresso Inissia De'Longhi, acquistata su Amazon ad un prezzo vantaggioso di 60 euro. Link in descrizione, spero che troviate l'offerta che avevo trovato io, l'avevo pagata 60 euro spaccati. Veramente bella, disponibile in diversi colori, questa è nera. C'è anche rossa, white, giallo che però costa 88 euro e arancio 108. Stessa funzione, cambia solo il colore. Questo è il modello Inissia, non è Inissia and Aerocino, ma questo è solo Inissia. Andiamo subito a vedere insieme come è fatta. Lo stile lo vedete già, è veramente elegante, design compatto. Abbiamo, come vedete, lo scompartimento sul retro estraibile dove si va a inserire l'acqua, aprendo anche qua la si ripone ed è fatto. Giriamo il logo Nespresso, davanti si va a tirare, ecco dove escono le capsule come vedete, e poi si va a pulire, a lavare comunque perché si creano i residui di caffè. All'interno si ripone, come vedete c'è il logo qua Nespresso, e questa è la leva dove si va a chiudere e ad alzare quando si va ad inserire la capsula, e a toglierla. Dall'altra parte l'etichetta ce l'ho inserita io, appiccicata io, giusto per il numero seriale, e come vedete in alto abbiamo due tasti, un tasto per il caffè corto e un tasto per quello lungo. Molto bello il design, veramente colpito, e poi è davvero compatta. È una macchinetta che arriva compresa, sono stato veramente contento, arriva compresa di una confezione di 16 capsule in omaggio, che non vorrei dire una stupidaggine, ma 16 capsule dovrebbero costare quasi 20 euro della Nespresso, e comunque hanno diverse qualità, quindi c'è la capsula aroma, la capsula decaffeinata, la capsula arpeggio, diversi aromi, giusto per far provare comunque i vari tipi di caffè e indurre così poi il cliente ad acquistare il caffè Nespresso. Veramente un ottimo caffè in generale, però nulla toglie che si possono usare anche marche che siano compatibili con questa macchinetta, come ad esempio la Bourbon, il caffè Bourbon. Io effettivamente ho acquistato poi delle capsule Bourbon e vi farò anche vedere che funzionano senza problemi. Alcuni dicono no, non sono compatibili, no, non funzionano, invece funzionano perfettamente. Comunque vi mostro adesso come funziona, ma prima vi faccio vedere anche che arriva un libretto di istruzioni in diverse lingue che mi permette appunto di incominciare a fare il lavaggio di pulizia. Come vedete qua si andrà per la prima volta, mi raccomando, ad inserire l'acqua, usate sempre quella della bottiglia, non del rubinetto, perché magari potrebbe contenere calcare e rovinarvi la macchinetta. Inserite e fate come se state andando a farvi un caffè, quindi schiacciate un tasto, vedrete che uscirà l'acqua calda, e poi rifate così per tre volte come c'è scritto qua. Veramente interessante che si può impostare la modalità energetica. Dopo 9 minuti si spegne la macchinetta dal momento che schiacciate uno dei due bottoni e si accende. Quindi adesso provo a farvi vedere, schiacciamo un bottone a caso, si illuminano entrambi, lampeggiano. Quando smetto di lampeggiare, se si schiaccia il tasto a sinistra uscirà il caffè espresso, quello a destra il caffè americano lungo. Comunque sia, adesso non ho messo la capsula, ma era soltanto per farvi vedere. Se dopo 9 minuti dall'utilizzo non si va a spegnere, automaticamente premendo i tasti si spegne dopo appunto 9 minuti da sola. Però potete anche cambiare la modalità di spegnimento, quindi se volete che si spegne prima dei 9 minuti andate comunque a seguire le indicazioni. C'è anche la possibilità di questa qua è la prima volta ve l'ho già fatto vedere per pulirla. C'è la possibilità anche di settare come si vuole il proprio caffè, quindi ovviamente c'è un settaggio preciso già di fabbrica,
per il quale l'espresso è lungo una certa quantità di millilitri. E voi andando a modificare potete decidere, settare appunto che quell'espresso sarà lungo un tot millimetri, quello lungo sarà lungo un altro tot di millimetri. Io sono andato, seguendo ovviamente le istruzioni, a cambiare la quantità di caffè nell'espresso perché a mio avviso era un po' troppo lungo e quindi semplicemente seguendo le istruzioni sono riuscito a renderlo più ristretto. Altre istruzioni, svuotamento del sistema. Prima di tutto andiamo a riempire lo sportellino sul retro di acqua, quindi apriamo in alto, prendiamo acqua dalla bottiglia, non dal rubinetto che contiene calcare, riempiamo, non c'è bisogno di riempire tutto. Adesso per un caffè va benissimo così. L'appoggiamo qua fino a quando sentite che comunque è inserita all'interno dei buchi che fa click. Una volta che è inserita, andiamo ad accendere. Come vedete, ero già andato a accendere prima, quindi quando smette di lampeggiare, vuol dire che dal momento che si schiaccia può uscire il caffè. Andiamo ad inserire la nostra capsula. In questo caso è una capsula usata, vi faccio vedere quella della Nespresso che forma ha. Se non sbaglio è arpeggio, sì, arpeggio, ed era l'ultima che ho usato, che erano appunto 16, quindi era la sedicesima che sono andato a gustarmi e poi sono andato a comprare comunque caffè Borbone. Però vi faccio vedere appunto che sia questo originale in Nespresso vanno perfettamente. Vedete, in inglese It fit, quindi ci va, e anche questo adesso vi faccio vedere che ci va anche senza problemi. Quindi tiriamo fuori la capsula di caffè, può essere il caffè Borbone, questo è la qualità oro. Si va a inserire all'interno. Una volta che l'avete inserita, ricordatevi di mettere il vostro bicchierino prima che vi dimenticate. Ovviamente se vi dimenticate di metterlo sotto andrà perso il caffè. Avete messo il bicchierino, aspettate, anzi prima di mettere il bicchierino, perché andate direttamente a chiudere così, potrebbe colare quindi qualche goccia di caffè precedente. A questo punto che avete tirato giù la leva, mettete il bicchierino e se lo volete corto, tasto a sinistra, se lo volete lungo, tasto a destra. Schiacciamo quello espresso perché mi piace corto. Come vedete, la quantità di caffè sta scendendo. Come piace a me, non troppo. Infatti, come vedete, la misura è di un dito. Bello cremoso, si intravede. Caffè Borbone, qualità oro. È funzionato tutto senza problemi. Molti su Amazon in generale scrivevano: no, le capsule Borbone non funzionano, oppure qualcuno scriveva che la Nespresso è difettosa, non riconosce le altre capsule. Funziona tutto perfettamente. Il caffè è qua, adesso andrò poi a berlo. Però una volta che avete comunque terminato di fare il vostro caffè, tirate in su la leva e la capsula cade al di sotto. Tirate via e come vedete poi avete la vostra capsula qua che potete andare a buttare e lavare. Questo è quanto, recensione dettagliata. Se avete domande non esitate a porvele. Vi lascio il link in descrizione di Amazon dove l'ho acquistata. Veramente comode e interessante, piacevole il fatto che c'erano anche le capsule, 16 capsule Nespresso, e devo dire anche poi c'era un librettino, adesso non ce l'ho più, dove veniva appunto spiegato dettagliatamente ogni caffè, l'intensità, l'aroma, eccetera. Buon caffè e alla prossima review.